Ed anche quest'anno si è conclusa la cerimonia degli Oscar, un'edizione con meno drammi dell'anno scorso e da quello che ho sentito dire niente di particolarmente esaltante, se non fosse per il grande ritorno in trionfo di Brendan Fraser, meritato, eh? Che seppure commosso sul palco durante il discorso patatone lui. Comunque, noi siamo qui per parlare della categoria miglior film d'animazione e allora diamoci dentro, ricordando prima di tutto che ciò che dirò sono mie opinioni e so che ad alcuni potrebbero non piacere, nel caso non arrabbiatevi. Iniziamo col primo film. Per Disney e Pixar abbiamo avuto Turning Red. Non mi dilungherò più di tanto su questo film, ne ho già parlato parecchio a suo tempo. Mi piace, lo trovo un ottimo candidato ed avrebbe pure avuto qualche possibilità in più se nel frattempo non fossero usciti tanti validi contendenti. E aggiungerei meno male per loro che avevano Turning Red da candidare, perché insomma le alternative probabilmente erano Strange World o peggio ancora Lightyear. Parliamone un secondo. Lo spettacolo va a incominciare! Strange World l'ho trovato un gran peccato. Al di là del fatto che la Disney stessa l'ha probabilmente affossato vista la pessima campagna marketing, però è un peccato secondo me perché è un calderone di tante idee accattivanti ma neanche mezza sviluppata a dovere. È tutto vago e fidatevi, tutti i difetti per cui ho sentito tante polemiche in realtà non sono niente di che. Il vero problema è che è un film acerbo, dimenticabile e c'è troppa carne al fuoco. Tanto che il vero messaggio del film, che voleva pure essere un bel messaggio ambientalista, il che è anche calzante visti i tempi che viviamo, viene messo in secondo piano da tante altre microtematiche infilate a forza. E poi c'è Lightyear, che secondo me è pure peggio. Potete criticare questa mia opinione, ma lasciate prima che vi spieghi il perché. Rispetto a Strange World, Lightyear è riuscito a fare una cosa che mai un film Pixar aveva fatto prima di allora. Mi ha annoiato. Inoltre, Strange World è una storia nuova, per così dire, quindi anche un po' un chi se ne frega, mentre Lightyear si basa su uno dei personaggi più iconici della Pixar, e io nel protagonista non ci ho visto niente di Buzz. Anzi, è un personaggio piatto, a tratti anche sgradevole, e questo non va bene per niente. Aggiungiamoci poi una sceneggiatura piena di buchi. L'unica cosa che davvero mi è piaciuta è Sox, lui sì che è un bel personaggio. Però anche lì, se si parla di un gatto arancione parlante con grandi occhioni verdi, DreamWorks è stata più brava. Avete visto? Che collegamento! Quindi, secondo candidato, il gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio. Come ho già detto, un ottimo rientro in carreggiata per DreamWorks. Contentissimo che l'abbiano fatto uscire e che abbiano potuto candidarlo, perché anche qui l'alternativa, se non sbaglio, poteva essere troppo cattivi. Oh mamma, ok, non è facile parlarne perché so che molti hanno adorato questo film. E nemmeno a me è dispiaciuto. È carino. Molto carino, e poi ho riso davvero tanto, è molto divertente. Ma sinceramente, niente di più. Come sarebbe? Non so, mi aspettavo di più. La trama funziona, ma dei personaggi, anche quelli principali, molti sono davvero poco caratterizzati e i colpi di scena non sono un granché efficaci. È un film che a dirla tutta mi sarei aspettato da una casa come l'Illumination, che fa solitamente film carini, molto comici, senza troppe pretese, ma non da quella che, sebbene abbia avuto un piccolo tracollo negli ultimi anni, considero la grande rivale della Disney. A proposito, DreamWorks, ti do il beneficio del dubbio sull'ultimo trailer che ho guardato, ma visto così per ora mi sembra di nuovo un passo indietro. Per quanto riguarda il gatto con gli stivali, promosso a pieni voti. Molto divertente, ma con i giusti momenti di tensione e riflessione. Ottime tematiche e personaggi accattivanti e carismatici. Davvero un ottimo lavoro. Passiamo al terzo candidato, Il mostro dei mari, l'unico su cui ho qualche dubbio. Non è un brutto film, ma neanche da Oscar. La trama non è niente di originale, anzi, a tratti sembra quasi un Dragon Trainer versione acquatica. Non aiuta poi il fatto che la Furia Rossa assomiglia anche un po' ad una certa Furia Buia. Vabbè, non mi soffermerei nemmeno su questo, dopotutto anche Sdentato è stato un po' ispirato a Stitch. Però, appunto, il film ha un ritmo un po' altalenante, non è molto scorrevole. Non mi ha annoiato, questo no, ma più di una volta ho guardato il timecode per rendermi conto che eravamo molto più indietro di quanto mi aspettassi, per poi passare ad un finale molto più frettoloso del dovuto e con una morale buona assolutamente, ma che abbiamo già sentito tante volte. La grafica poi è bella, ma non eccelsa, e il doppiaggio italiano di un paio di personaggi, ahimè, è terrificante. Farò ciò che è necessario a costo di solcare i mari e distruggere tutto quello che nuota, striscia o ondeggia, se sarò costretto. Ma avrò la mia vendetta. Avrò la mia
Vendetta! 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 Quindi, sì, ho seri dubbi. Diamogli un bollino giallo per l'impegno, ma non sono sicuro che meritasse la nomination. Insomma, se ci dobbiamo ritrovare con una trama anche lì, con qualche sbavatura, personaggi non perfettamente approfonditi ed un finale anch'esso un po' tirato per i capelli, tanto valeva candidare Wendell e Wilde, che a fronte di tutte queste problematiche vanta però tutta una parte tecnica e visiva da 10 e lode, con una tecnica di stop motion davvero perfetta. Anzi, pensate che l'animazione era talmente fluida che sono stati lasciati apposta alcuni dettagli, alcune imperfezioni, come le cosiddette cuciture sui volti dei personaggi, perché altrimenti sarebbe stata praticamente indistinguibile da un'animazione in CGI. Quarto candidato, Marcel The Shell With Shoes On. Non ho molto da dire. Buon candidato, molto dolce e tenero il protagonista ed ottima la realizzazione in generale. Forse unico appunto rispetto al trailer che mi aveva lasciato proprio un grande hype addosso, il film in sé cala leggermente, ma non saprei neanche bene dire perché. In ogni caso, promosso. Ultimo candidato, nonché vincitore, Pinocchio di Guglielmo del Toro. E qui alzo le mani perché, davvero, lato visivo fantastico ed una regia minuziosa in cui del Toro dimostra ancora una volta il suo talento. Consiglio a tutti di recuperarlo se non lo avete visto. Ma non aspettatevi il Pinocchio di Carlo Collodi. Il film infatti segue solo a grandi linee gli eventi principali. Il resto è un'altra storia, in cui si parla del periodo più buio della nostra storia. Le tematiche sono forti, d'impatto, e scatenano forti emozioni. E sebbene la componente magica sia presente, in molti punti abbiamo un approccio molto più realistico. Basti solo pensare al motivo per cui Pinocchio viene creato. È realistico, tristemente realistico. E lo so che c'è un po' di diffidenza, anche perché, ammettiamolo, siamo stanchi di tutte le rielaborazioni di Pinocchio, ne sono uscite troppe in così poco tempo. Ma fidatevi, secondo me se una sola versione meritava di essere fatta è probabilmente questa, soprattutto se confrontata con live action della Disney. Yeah, piglia gli schiaffi e sta zitto. Verdetto finale? Beh, dal momento che i miei due favoriti per quest'anno erano appunto Pinocchio e Il Gatto con gli Stivali 2, se avesse vinto l'uno o l'altro non mi sarei potuto certo lamentare. Devo dire però che, anche se di poco, la vittoria di Pinocchio la trovo più meritata. E questo è tutto per oggi, grazie mille per aver seguito il video e tutti i miei vari sproloqui. Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi le vostre opinioni e noi ci rivediamo in un prossimo video.